Buongiorno, mi trovo presso l'osservatorio Pianetino 17403. Sono venuto a testare lo specchio principale da 420 mm di diametro focale 2 metri. Una volta si vedeva bene, tutto d'un tratto non si vede più bene. Ho portato con me questo strumento che costruii 35 anni fa per testare sia col metodo di Ronghi che quello di Foucault lo specchio principale. Questo strumento ha la possibilità di poter spostare micrometricamente i reticoli o la lama in ogni direzione, quindi avanti, indietro, destra, sinistra e alto, basso. Inoltre dispone di puntatori in asse ed è possibile effettuare misurazioni centesimali. La lampada che utilizzo è a fenditura, la migliore per questo tipo di analisi. La lampada a fenditura la trovate in vendita nel mio negozio online, articolo 4882. Ora analizziamo lo specchio. In effetti c'è una bozza centrale e quindi non può dare una buona immagine. A detta del costruttore dell'osservatorio si vedeva bene prima. Molto probabilmente lo specchio si è tensionato pur avendo 18 punti di appoggio. Approfitto di questo difetto per approfondire l'argomento, per ricordare che quando si lavora uno specchio con vetro comune è buona norma far stagionare il vetro di qualche anno. In più, per i vetri a basso spessore consiglio l'appoggio 1000 punti, perché uno specchio di questo diametro dovrebbe avere teoricamente uno spessore di 6 cm. Visto il difetto, questo specchio deve essere rilavorato nell'ultima fase, cioè riportato a sferico e poi riparabolizzato. A questo punto abbiamo concluso il test. Passiamo ora alla fase 2, il gastro. Anche qui dobbiamo usare la tecnica, pertanto accendiamo il carbone utilizzando la forgia. Con vero piacere vedo che questo osservatorio è super attrezzato. Andiamo al tavolo. Qui abbiamo le ciliegie dell'osservatorio, le mozzarelle del Voltigno fatte con il latte delle pezzate rosse, il formaggio pecorino del pastore Gabriele del Voltigno. Sul formaggio verrà spalmato il nettare che viene prodotto dalle api dell'osservatorio, il pomodoro dell'orto di Remo insaporito con basilico e olio extra extra vergine di oliva estratte dagli olivi dell'osservatorio. E per concludere, la pastora Maria ha fornito gli arrosticini del gregge del Voltigno. Buon appetito e arrivederci al prossimo video.